Buon pomeriggio cari amici. Bene, dopo che ho provato ad imbattermi così questa mattina in un live streaming che alla fine, non lo so, mi è risultato sempre in elaborazione, a questo punto registro il video e poi lo pubblico. Quindi, appunto, nella mattinata di oggi finalmente si sono sciolti tutti i dubbi. Programmazione della WWE in Italia che una volta che si concluderà questo sabato con SmackDown e su Cielo questa domenica con ben 4 ore di wrestling, a partire dal 1 luglio, se non mi ricordo male, sul dispositivo di Play Plus e poi dal sabato 13 luglio su D-Max, canale 52 del digitale terrestre, saranno disponibili le trasmissioni a giorni cadenzati, che almeno credo di ricordare ancora bene, che appunto attraverso il commento in italiano di chi, come non poteva scegliere Discovery, un dio straconfermato come da 20 anni quest'anno, Michele Posa e Luca Franchini, quindi saranno loro diciamo, i protagonisti numero uno al commento di Raw, SmackDown ed NXT per le puntate in italiano, che, come stavo dicendo, da sabato 13, no, aspetta, fatemi guardare bene. Allora, no, volevo dire scusate, avevo la pagina su giugno, ho guardato luglio. Dal 13 luglio, che è lunedì, andrà in onda Raw, che tra almeno le notizie che ho letto dovrebbe essere credo di 2 ore. Comunque, quello che vi sto dicendo. Se per caso dimentico qualcosa o comunque voi volete accertarvi ancora meglio, andate su Spazio Wrestling, il sito, trovate le notizie ufficiali. Comunque, allora stavo dicendo, al 13 luglio, primo passaggio, questo me lo ricordo bene, il primo passaggio in italiano purtroppo è ad un orario un po' scomodo, in seconda, quasi terza serata alle 23:15, ma dopo che Raw, primo passaggio in italiano è a lunedì, nella stessa settimana, al sabato, ma invece di mattina alle 10:30, sarà possibile guardare secondo la prima ed unica replica in palinsesto su D-Max. Il sabato della stessa settimana alle ore 10:30, mi pare che tra gli Stati Uniti e l'Italia ci sarà, se non mi sbaglio, per Monday Night Raw un ritardo di 7 giorni. Invece, il giorno dopo, il 14 luglio, prima puntata su D-Max di SmackDown, l'orario è come quello di Raw 23:15, e se la prima ed unica replica di Raw è al sabato, la prima e unica replica di SmackDown per ogni puntata è alla domenica alle ore 10:30. Mentre proprio ora che sto dicendo i vari orari mi sta tornando in mente il fatto che NXT, che allora vediamo, le puntate in lingua originale sono disponibili subito dopo la messa in onda in America su USA Network sul Dplay Plus, che diciamo già con la parola Plus ci fa venire in mente il discorso che bisogna comunque fare un procedimento di pagamento tramite comunque mi pare carte attraverso una carta prepagata e mi pare non un bancomat però
NXT, allora, c'è la programmazione in italiano al sabato mattina alle ore 12:30 su D-Max, prima ed unica replica alla domenica alle ore 9:30. Quindi con questi orari, chi diciamo non riesce a sostenere in tarda serata, quindi non ce la fa per motivi di stanchezza, sicuramente può sfruttare, come ho detto, la possibilità di guardare la replica comodamente di mattina nel fine settimana. Quindi dirò, abbiamo detto a sabato, di SmackDown alla domenica, quindi ora facendo inoltre ragionamento, NXT, essendo di replica di domenica, facendo due conti, ci permetterà il doppio appuntamento di repliche alla domenica, prima con NXT, poi con SmackDown. Che altro vediamo un po'? Ho detto i commentatori Michele Busi e Luca Franchini, che quindi finalmente hanno potuto scucirsi tra virgolette la bocca per andare a dare notizie ufficiali effettive. Ovviamente loro, essendo liberi professionisti, devono rispettare una certa privacy. Quindi io mi auguro vivamente e sono sicuro che la Discovery Italia, avendo fatto questo investimento, che insomma è molto importante, come lo può essere per esempio il basket NBA o la Serie A, o qualsiasi disciplina sportiva di importanza come quella della WWE, che ricordiamo la prima federazione al mondo di pro wrestling. Quindi, allora, fatemi ricollegare un po'. Sì, volevo dire, ecco, adesso ho ripreso il filo del discorso. Dicevo che Discovery Italia, credo io, sicuramente farà fronte ai dati, diciamo, degli ascolti, dei vari appuntamenti settimanali su D-Max per il digitale terrestre, su Dplay Plus per la piattaforma a pagamento. Ovviamente è probabile che il risultato sia un po' differente tra la piattaforma gratuita sul digitale di Dmax e Dplay Plus. E niente, quindi concludo qui. Ho detto, mi dispiace un po' che la live che ho fatto questa mattina, mi sono comparse due opzioni, ma io non sono riuscito, cioè ne ho schiacciata una, ma poi ho visto che il video è rimasto perennemente in elaborazione, quindi e niente, quindi con questa registrazione lo pubblico, come so fare io almeno, che magari sono, beh, proprio alle prime armi no, ma comunque diciamo proprio negli aspetti più profondi, diciamo, di YouTube, non mi so muovere, diciamo, da solo. E, beh, a noi quindi non ci resta che chi è abbonato a Sky godersi questa ultima settimana di show WWE. Ovviamente ieri, che era martedì, c'è stato Raw in italiano, poi quindi rimarranno NXT, Main Event e SmackDown. Bah, spero che magari, grazie anche attraverso la Spazio Wrestling, ci potranno essere delle informazioni, forse
forse subito no, magari dopo un po' di tempo, circa l'andamento degli ascolti, magari forse è più probabile su D-Max che su D-Play Plus, cosa che ovviamente magari anche la stessa Discovery Italia, magari dopo un paio di mesi ne terrà un po' un bilancio. Diciamo che forse l'unica pecca è quella dell'impossibilità dell'acquisizione degli eventi speciali mensili in pay per view, a cui chi è abbonato a Sky è stato abituato, insomma, alla grande, con veramente tanti anni di programmazione anche di pay per view su prima fila. Pay per view che ovviamente, come di consueto, a meno di clamorosi scambi di passaggi o comunque di cambiamenti dall'ultimo momento della stessa WWE, magari di cambiare piattaforma per i pay per view anziché dal network darli magari su, per dire, Fox. Comunque al momento l'unica possibilità per guardare, visionare gli eventi mensili in pay per view a pagamento, tra cui anche ovviamente i Big Four, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam e Survivor Series attraverso il network della WWE, che avevo letto anche massimo 3 settimane fa di aver aggiunto una possibilità di iscrizione gratuita al network. Io purtroppo ho difficoltà nella comprensione dell'inglese, altrimenti credo l'avrei già fatto. Anche perché il network comunque è ricco di contenuti. Quindi, flashback e riassunto finale ribadendo. Quindi su Dplay Plus dal 1 luglio inizio delle trasmissioni, ovviamente Dplay Plus con puntate in contemporanea con l'America in lingua originale. Per l'attesa delle puntate in italiano bisognerà aspettare più o meno metà luglio, quindi ci siamo detti vediamo, il 3, 13, 14 e poi il sabato della stessa settimana per le prime puntate in italiano di Raw, SmackDown ed NXT. Con appunto il primo passaggio in italiano alle ore 23:15 per Raw e SmackDown, per NXT primo passaggio al sabato alle ore 12:30, repliche abbastanza piacevoli e comodi come orario, Raw il sabato alle ore 10:30, SmackDown la domenica alle ore 10:30 ed NXT alle ore 9:30, che come ho detto già sarà appunto in doppio appuntamento domenica NXT e SmackDown. Grazie a tutti, magari ecco senza informazioni qui davanti tramite un Word è stato un po' più complicato, comunque si spera con questo cambiamento, diciamo, da Sky a Discovery che possa un po' risalire, accrescere l'interesse verso questa disciplina del wrestling, che ovviamente negli anni d'oro dei numerosissimi talenti ci ha fatto sognare, ma perché anche oggi abbiamo giovani leve, giovani speranze di talento, e quindi il mio saluto a voi tutti. Beh, sulla pagina Deluxe Television e anche sul mio profilo trovate un mio pensiero sul match di Backlash tra Edge e Randy Orton, che
guardandolo in maniera proprio in tutta la sua interezza, ovviamente me ne sono accorto magari della mia opinione un po' frettolosa il giorno dopo del pay per view, è comunque una contesa degna di quella che è stata, nonostante la durata, che però, come ho scritto anche su Facebook, a volte ci può ingannare, anche perché tra Randy Orton ed Edge facciamo una media anni spaventosa, e quindi ora sì, purtroppo Edge ha dovuto fare ricorso anche ad un intervento, quindi staremo a vedere i suoi tempi di recupero e quando rientrerà. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!